Radio 1 e le Teche Rai presentano Con parole mie. In Pulp Fiction c'è un personaggio che si chiama Wolf. Mi chiamo Wolf e risolvo i problemi. Io non so perché oggi ho aperto in questa maniera, ma perché probabilmente c'è come dire, la voglia matta di vedere problematiche aperte portate a soluzione. Mentre vi saluta con me Luca Bernardini, che fa la regia, Gottardo Montano. Ecco, Luca Bernardini è l'antitesi di Wolf. Sto scherzando. Gottardo Montano, che conosce bene Luca Bernardini e le soluzioni che i problemi offre di Bernardini al colore dei suoni, in redazione Mimmi Micocci con Gigi Fazzi e Roberta Genuini, per quello che riguarda l'architettura dei testi Patrizia Cavalieri. Noi siamo pronti per un'altra puntata ancora, visto e considerato il grande successo che sta riscuotendo Cesare Palandri, che noi ringraziamo, e però salutiamo Cesare Palandri già nei panni di Plinio con la sua tunica albata, la sua tunica bianca. Ave Ninchi era la grande attrice che in tanti abbiamo amato, specialmente noi di una generazione che è cresciuta con la TV dei ragazzi. Era un appuntamento fisso la TV dei ragazzi. Amici cari di Con parole mie, allora Plinio caro, amici cari di Radio 1, che effetto ti fa parlare su Radio 1, Plinio? E soprattutto, di che cosa vorresti parlare oggi? Parleremo della severità, del rigore. Già, della severità, del rigore. Del resto abbiamo aperto, sono Wolf e Harvey Keitel, risolvo i problemi. Non sempre i problemi si risolvono con la severità, Questo si è detto con chiarezza e fin dall'inizio. E allora a questo punto entriamo nel viridarium di Plinio, entriamo garbatamente, piano, senza bussare, perché troveremo questa atmosfera bella, limpida, trasparente, scintillante, carica di effetti naturali. Dai, entriamo insieme. Sì. Caro Plinio, i tuoi tempi prevedevano severità e rigore, ma anche i nostri lo vorrebbero prevedere. E se un errore non dobbiamo mai fare, mai, è quello di immaginare il passato come una riserva aurea di situazioni perdute e mai più riproposte, mai più tornate in auge. Perché dico questo? Perché il passato è fatto da uomini. E gli uomini, per quella piccola idea che mi sono fatta lavorando da tempo con la storia antica, gli uomini propongono più o meno sempre le stesse problematiche, più o meno sempre le stesse situazioni, più o meno sempre le stesse contraddizioni, perché gli uomini si innamorano, perché gli uomini soffrono, perché gli uomini piangono, perché gli uomini ridono. Perché gli uomini sono sensibili al fascino femminile se sono uomini e le donne sono sensibili al fascino maschile se sono, appunto, donne. Perché gli uomini vivono le loro contraddizioni del vorrei e del non riuscire a fare. In fin dei conti si va in scena con lo stesso identico scenario e quinta, con parti più o meno simili e attori sempre diversi, che sono gli attori della nostra vita quotidiana. Plinio si rende conto di tutto questo negli anni tra 61 e 114 d.C. E da Como, lui era nato lì, fa piovere una lettera a un suo collega comasco che si chiamava Romazio Firmo. Plinio lo aveva aiutato, Plinio lo aveva, non dico raccomandato, comunque aveva fatto in modo che potesse fare una carriera. E nel 105 d.C. ovviamente Plinio scrive questa lettera proprio sulla severità, proprio sulla materia del rigore che è auspicato da tanti e applicato da pochi. Da che mondo è mondo? Ci affacciamo, Plinio, vuoi leggere quello che scrivevi qualche secolo fa? Dai. Caro Romazio Firmo, orsù tu, la prossima causa che si discuterà, vieni a ogni costo a far da giudice. Non dormire fra due guanciali facendo affidamento su di me. Non si può più mancare impunemente.
Vedi Licinio nepote, pretore vigoroso e severo. Da semplice pretore multò perfino un senatore. Questi portò la propria questione in senato e non fece che implorar grazia. Gli fu condonata la multa, ma ha tremato, supplicato e dovette invocar perdono. Dirai, non tutti i pretori sono così severi. Ti sbagli. Per introdurre o ristabilire una severità di tal genere è d'uopo un magistrato severo, ma una volta introdotta o ristabilita, anche più miti possono esercitarla. Addio. Per terre incognite vanno le nostre legioni, affondare colonie a immagine di Roma. Delenda Cartago, con le dita colorate di henna su patrizi triclini si gustano carni speziate da romi d'oriente. Il maestro Bernardini è interamente ricoperto di henna. Enna è quel colorante che poi insomma è la madre reversibile del tatuaggio, no? Quindi si può cancellare le dita ricoperte di henna ancora oggi, alle quelle latitudini le donne portano le dita ricoperte di henna, che richiama il modo di colorare la pelle nei secoli dei secoli. Abbiamo visto una cosa, Licinio nepote, pretore, che multa un senatore, severissimo. Sembra di stare di fronte al film di Alberto Sordi, Il Vigile, che viene a multare anche il sindaco, no? E questi sono quegli esempi che evidentemente, ecco, ragioniamo insieme. Proprio perché entrati nella letteratura non erano consuetudine, erano eccezioni. Erano, come si dice in greco, apax legomenon, no? Un caso isolato. Per cui si nota, al tempo di Plinio, si nota il fatto che un signore, un pretore, viene a multare un senatore. Perché naturalmente se passava un senatore, diceva, vabbè, quello è un senatore, che facciamo? Gli facciamo la multa. Quindi non idealizziamo il mondo antico. Non deve nemmeno servirci come elemento consolatorio il fatto che il mondo sia sempre simile. Però, insomma, in questa maniera possiamo con il cannocchiale, con il telescopio che guarda nel tempo, anzi con il microscopio del tempo, guardare da vicino i nostri progenitori che avevano la nostra stessa simile vita quotidiana. Severità, severità. Mentre davanti a noi vediamo apparire il mondo della Mesopotamia, eccolo. Il padre era Sin Muballit, che bel nome, eh? E lui era Amurabi. Siamo 1700 e rotti anni prima di Cristo e siamo in Mesopotamia. Tigri, Eufrate. Mesopotamia vuol dire tra i due fiumi. È la culla della civiltà, signori miei. Pensate, la culla della civiltà 2000 anni prima di Cristo, perché per tanti motivi oggi rischia di essere il crogiolo nel quale la civiltà dell'Occidente rischia di sprofondare, perché è la zona tra Iran e Iraq, per capirci. Quindi immaginate, ecco, siamo lì. Noi oggi parliamo di Iran, parliamo di Iraq, e quella è la Mesopotamia. E, tra parentesi, la guerra ha anche sollevato il problema della distruzione dei grandi complessi archeologici, dei ruderi, dei resti, dei reperti, per i quali l'Italia, e io ricordo soprattutto l'opera di Paolo Mattie, che tanto si è prodigato per fare in modo che questi oggetti salvati dal tempo non vengano distrutti dal tempo della guerra dell'uomo. Era l'inizio del 1900 quando una spedizione archeologica francese, 1901-1902, scopre il codice di Hammurabi. Che cos'è? È una stele, una grande stele di diorite, possiamo anche dire questo, così diventa più completa, sul quale è scolpita la legge che governava evidentemente al tempo di Hammurabi.
e noi scopriamo una legge severa. L'abbiamo già letta un paio di volte e ci avete richiesto di farlo, perché evidentemente colpisce la severità da una parte, ma anche la giustizia dall'altra. Noi siamo in presenza di una struttura, di uno Stato, che si sta dando proprio la conformazione di uno Stato. Questa stele, scoperta negli anni 1901-1902, secondo una prassi che era purtroppo fin troppo usata in quel tempo, viene presa e portata al Louvre, e quindi anziché lasciata là come dovrebbe essere. Non ci deve meravigliare, perché 902, 20 anni dopo, un signore che si chiamava Howard Carter, un grande archeologo inglese, scavando nella valle dei re, scopre la tomba di Tutankhamun, l'abbiamo pronunciato nella maniera egiziana, Tutankhamen, no? Scopre la tomba di Tutankhamen, così tutti quanti, Tutankhamun dovrebbe essere pronunciato nel modo egiziano antico, scopre la tomba di questo ragazzino, 18 anni aveva, e si porta via tutto quanto, infatti al British c'è tutto il tesoro di Tutankhamen, che lui che era caro ad Ammone, questo vuol dire Tutankhamun. In realtà non è una prassi corretta, perché le cose dovrebbero tornare dove stanno, tant'è che il sovrintendente attuale egiziano al Cairo, Anwas si chiama, ha detto: bene, deve tornare tutto in Egitto. Quindi ha giustamente detto, dal mio punto di vista ha giustamente detto, queste cose devono stare nei posti dove sono state, dove sono nati. C'è una polemica in corso in questo momento, per cui adesso non è che vogliamo appoggiare il ritorno della stele di Iorite di Hammurabi in Iraq, perché in Iran, perché non starebbe bene in questo periodo. Però insomma, leggiamo quello che Hammurabi voleva. Immaginiamolo quindi davanti a noi, con la sua capigliatura a trecce che scendono sulle spalle, severo, serio, che ha avuto l'investitura divina e che quindi dice: siccome io sono re per volontà di Dio, la nazione si debba adeguare al mio senso di giustizia, alla mia severità. Parla Hammurabi. Io, Hammurabi, il re perfetto, non fui incurante. Non lasciai ozioso il mio braccio per le teste nere, gli uomini di Sumer, che Enlil, il dio, mi affidò, che Marduk, l'altro dio, mi diede da pascere. Cercai per loro regioni tranquille, aprii la via nei passi difficili, feci sorgere per loro la luce, con l'arma potente che Zababa e Ishtar mi concessero, e con la saggezza che Enki mi assegnò, con la forza che Marduk mi diede, estirpai i nemici in ogni luogo, posi fine alle guerre, resi prospero il paese, feci abitare la gente in pascoli sicuri, non permisi che li atterrisse alcuno. La valle tra i due fiumi della Mesopotamia, che vide alle sue rive Isacco di Ninive, che cosa resterà di me del transito terrestre, di tutte le impressioni che ho avuto in questa vita. Beh, che facciamo? Che facciamo? La severità di Hammurabi? Lasciamo da parte la severità di Hammurabi? Ci trasferiamo in tempi recenti, non recentissimi, ma abbastanza recenti, a Milano. Una grande schiatta di industriali, i Mondadori. Ricordiamo il mitico Arnoldo Mondadori, il padre, il capostipite. Era il periodo in cui l'Italia si dava un'industria, pensiamo all'industria, alla Fiat, la fabbrica italiana automobili Torino, pensiamo alla Mondadori, a questa industria che nasce piccola, come tu, del resto la Fiat era poco più che un'officina meccanica quando nasce, e così come la Mondadori quando nasce era una stamperia, poco più che una stamperia.
e grazie alla genialità di persone come possono essere da una parte Giovanni Agnelli, dall'altra Arnoldo Mondadori, diventa quello che è stato. È stata una grandissima operazione industriale che ha portato in prima piano la ricchezza, l'economia del nostro paese. Arnoldo è il fondatore. Alberto Mondadori, figlio di Arnoldo, che tra parentesi aveva avuto anche, nella sua vita un'incursione nella letterarietà, perché ha scritto liriche, ha scritto libri, anche perché aveva visto i libri dentro casa, quindi difficilmente poteva distaccarsi dal padre, ripropone un rapporto difficile, secondo me, perché quando il padre è un grande padre, il figlio, per essere grande, deve scavalcare il padre, deve uccidere, freudianamente parlando, psicologicamente, il padre, deve superare quindi il modello, oppure deve rassegnarsi a fare altro nella vita. Ma se vuole ripercorrere del padre le tracce, deve comunque far parlare di sé, altrimenti vive nel rapporto di severità. E Arnoldo Mondadori, quindi il capostipite, era severo. Per far fare, come secondo me sommessamente è giusto fare ai figli, un'esperienza legata al padre, l'ha presa e li ha messi a lavorare in fabbrica, a sporcarsi le mani. E quindi ha usato con loro, dice, tu no, per diventare quello che sono io devi cominciare dal gradino più basso, devi sporcarti le mani e quindi imparare a obbedire per poi poter comandare, che questa è la vecchia regola del mondo. E questa severità forte che evidentemente è respirata in casa Mondadori tra 800 e 900 è restituita da questa lettera del 1933 in cui Alberto cerca di emanciparsi dal padre e si percepisce questa severità, questa forza evidentemente fin troppo chiara espressa dal papà nei confronti del figlio. Sentiamo. Roma, 28 novembre 1933. Caro papà, io sarò fra un mese o poco più al lavoro. Entrerò veramente nella vita alla quale ho cercato di addestrarmi un po' col giornale. Al lavoro che m'attende io vado con grande entusiasmo, papà caro, con gioia vera. E ciò oltre che per un mio intimo impulso, soprattutto perché sono con te. Soprattutto per renderti certo che l'immane fatica tua non resterà senza frutti, ma progredirà sempre di più, perché son sicuro che sotto la tua guida e pensando costantemente a quello che hai saputo creare, non mi verrà mai meno la forza e l'ardire per continuare nel duro, ma pur tanto bello cammino che la nostra arte ci impone. Se tu sapessi, papà caro, quanta gioia io abbia provato alla mia promozione, quanta felicità. Ora incomincia la vita. E io mi sento forte, onesto e sano per entrarvi a viso aperto e per sedere al tuo fianco, per combattere con te e per te vincere, sempre e ovunque vorrai, papà. Ti bacio affettuosamente. Tuo Alberto. Chi guarda dalla strada non ci crederebbe mai. Io vado a letto adesso e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro gli occhi, figlio mio, come ti va? Come vuoi che vada, come sempre siamo qua. Ti vedo così poco, ma soltanto tu sei tu. Con quelli là non ce la faccio più. Papà, lasciamo tutti e andiamo via. Papà, lasciamo tutto e andiamo via. Tu li hai giocati tutti senza avere in mano i re. Pieno e cavalli o niente, tutto il resto che cos'è? Ti sei giocato donne che impazzivano per te. Eppure un giorno hai pianto in un caffè.
sono l'uomo che si gioca il cielo a dadi. Che bella canzone di Roberto Vecchioni. Bene, mentre andiamo a pescare, proprio ispirati dall'amore per l'antico che con Roberto condividiamo, Roberto Vecchioni, facciamo una bella cosa. Entriamo nel mondo antico così. Lui è Marco Tullio Cicerone, quante volte abbiamo parlato di lui, di tante volte, quante volte abbiamo anche espresso in forma critica il nostro parere su Cicerone, però insomma, poi dobbiamo pensare che le parole dette il più delle volte sono belle, importanti, come queste che stiamo per ascoltare, in latino per quello che riguarda noi e poi Enrico Cattaneo per quello che riguarda la traduzione italiano. Marco Tullio Cicerone. Potius ignoratio iuris litigiosa est quam scientia. L'ignoranza del diritto porta a maggiori liti che non la scienza di quello. Certi capivano il genere, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. L'avvocato Marco Tullio Cicerone, al quale fa eco l'avvocato Paolo Conte, sotto le stelle del jazz. Abbiamo dato una lettura scientifica, perché la lettura medievale del latino doveva essere potius ignoratio iuris litigiosa est quam scientia. E invece noi abbiamo letto, rendendo le G e le C dure, anzi avremmo dovuto leggere scientia, a proposito di, era dura anche la C della sibilante e della gutturale. Teleton, iniziativa importantissima, iniziativa alla quale ricordo partecipai proprio al primo anno, sempre partecipato, ma partecipai su un treno che ci portava in giro per l'Italia, mi pare fosse il 1990 o giù di lì. Il pubblico della RAI ha sempre dimostrato una grande solidarietà per chi vive la sofferenza della malattia genetica, delle malattie genetiche contro le quali Teleton ha inaugurato questa lunghissima crociata, per contribuire alla ricerca, per fare in modo che certi successi dal 90 a oggi, e voglia se ci sono stati, bisogna inviare un sms al 45505, ripeto 45505, è fondamentale la presenza del pubblico di Radio 1. Un sms corrisponde a 2 euro, una telefonata allo stesso numero 45505 porta una donazione di 5-10 euro, e il pubblico della RAI ha sempre superato se stesso ogni anno, continuiamo a farlo. 2000 enigmi nel jazz. E non si capisce il motivo. Facciamo una cosa. Vogliamo parlare di severità, ma parliamone così. Con parole mie, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia scaricare questa e o altre puntate dal sito internet di Radio Rai, completamente rinnovato, frequentatissimo, frequentatelo perché vale la pena, è coloratissimo. La severità. Siamo andati a trovare, questa è una bella sorpresa che ci ha fatto Mimmi Micocci, 1971, Elvirina Baldi Bevilacqua. Chi è? È figlia della primogenita di Bice Carducci, quindi pronipote di Giosuè Carducci, e diceva il nonno.
Nonno Josué, quant'era severo. E lo sappiamo che Carducci era severo. Sentiamo. Ogni anno c'era l'obbligo del famoso, del compito scritto, che si faceva a casa, si depositava in segreteria e li leggeva tutti, uno per uno. E poi ne dava il resoconto quando si faceva l'esame orale, se si eri ammessi, perché se non era soddisfatto del lavoro non si eri ammessi, così anche con gli altri professori. E mi ricordo che a me all'esame fece l'appunto che avevo i principi, gli attacchi troppo moderni. Io poi sono carducciano, quindi io amo Carducci in una maniera incredibile, perché lo ritengo, certo, parlava una lingua completamente avulsa dal contesto, perché parlava in carducese, con questo stile appunto veramente arcaico, arcaizzante, grave, per laterano, in sfondi campane, quindi... Però devo dire, la severità è incredibile, uomo contraddetto, uomo contorto, uomo complesso, uomo con tante storie, benché avesse una donna, una moglie, quindi da una parte era severo e morale, quasi moralista, dall'altra poi era debole. Un uomo molto legato ai valori materiali, insomma toscano, toscanaccio. Beh, allora parliamo un po' della grande severità che la storia ci ha raccontato. Dopodiché Cartagine visse la sua ultima ora. Era durata 700 anni. Non ne restò pietra su pietra. Parola di Appiano quando descrive la fine di Cartagine, trattata con severità dalla politica di Roma. Come siamo strani. Tutto questo sembra racconto, epica, sogno, fantasia. Non ne resta pietra su pietra. Sembra un qualche cosa chiuso nei libri di storia da rispolverare al momento delle interrogazioni. Sembra un film costruito sulla distruzione. Un film nel quale le comparse aprono il cestino della pausa pranzo una volta girata l'ultima scena. Ma non è così. Le pagine della storia sono scritte nell'inchiostro rosso e l'uomo ha saputo come riempire le biblioteche del mondo. La severità con cui viene trattata Cartagine nella sua ultima ora corrisponde all'ultima ora di Dresda, di Coventry, di Hiroshima, di Nagasaki, e quell'ora scocca sempre sul quadrante della storia, per riprendere uno slogan caro a chi si è inserito nella conta dei minuti finali. E non c'è nessuno in grado di far andare indietro le lancette. In quei casi l'uomo non è mai in ritardo. In quei casi è sempre puntuale, preciso, non si fa aspettare. Quando è stato il momento di far cadere pietra su pietra, chiese, templi, palazzi, case e castelli hanno rispettato quell'orario. Così come è stato rispettato quell'orario quando la distruzione non ha risparmiato nemmeno i luoghi sacri e si è accanita portando l'inferno nei silenzi dei monasteri. La severità dell'uomo del tempo e del quadrante della storia era là, con la sua ora, con i suoi minuti, pronto a ridurre in un secondo il lavoro di secoli, di millenni. Un pulsante premuto, un ordine dato e via. Biblioteche, palazzi, case della gente, via. Via, soprattutto la gente. Poi però si piange. Dopo si contano le macerie, materiali e umane. Dopo il tempo pare si fermi e resta fumo, silenzio, orrore. In quell'ora l'uomo ha rinunciato a essere uomo. In quella sequenza di minuti e di secondi è possibile ridurre tutto a zero, per poi discutere sul male del mondo. Ed è diventata abitudine. Vedere la distruzione è come leggere le pagine dell'Iliade.
o come guardare un film di guerra. Lo si fa dall'esterno, da fuori. Si guarda tutto come a teatro, come se la sofferenza fosse sempre una rappresentazione in attesa dei titoli di coda. E forse la lettura della storia dovrebbe aiutare l'uomo a riflettere su una circostanza banale e molto televisiva. Nei film o negli sceneggiati, la parola fine precede i titoli di coda. Nella vita potrebbe non essere così. E una volta mandati i titoli di coda, dopo aver visto catastrofi reali e non rappresentate, resta sola quella parola. Una parola che non prevede altro. Nella vita, infatti, non è possibile ricominciare quando appare la parola fine. Nei circhi e negli stadi s'ammassano curve stravolte a celebrare riti di sangue. Conferendi spedisse unis ergo sollicite tu causa pecunia vite per te in matur mortis salimus ite tu vici solium crudelia tabula perebes semina curarum. E ce ne andiamo con una bella poesia di Umberto Saba, poeta, grande poeta triestino, dedicata ad una sera di febbraio, anche se siamo ancora a dicembre. Questo si può dire che siamo a dicembre, no? Mi pare che siamo a dicembre, no? Siamo a dicembre, quindi una sera di febbraio di Umberto Saba, per chiudere così. Spunta la luna. Nel viale è ancora giorno, una sera che rapida cala. Indifferente gioventù s'allaccia, sbanda a povere mete. Ed è il pensiero della morte che, infine, aiuta a vivere. Semina curarum. Con parole mie, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia scaricare questa e o altre puntate dal sito internet di Radio Rai. E so che siete in tanti a farlo e noi vi ringraziamo, così come vi ringrazieranno quelli che dopo di noi vengono a trasmettere su Rai Radio 1, che sono Onda Verde subito dopo, e poi Ho perso il trend con Ernesto Bassignano ed Ezio Luzzi ed Alex Messina in regia. E noi, qualora lo vogliate, ci sentiamo domani su Rai Radio 1 e naturalmente con parole mie.